Sardegna deve votare per la riforma perché è la patria dell'autonomismo, dell'autonomia, perché conosce il valore della parola autonomia, essendo una regione autonoma, e quindi conosce il valore di essere rappresentati a Roma i territori, di rappresentare a Roma i territori. Il Senato delle Autonomie è esattamente questo, la possibilità di non fare a 1.000 parlamentari la stessa cosa, ma di fare in modo che la Camera dei Deputati abbia compiti legislativi e di fiducia al governo, mentre il Senato sia rappresentante di tutti i territori. E questo è un elemento di novità straordinario che hanno già tanti altri paesi autonomisti come la Germania o federalisti come la Germania e altri. Quindi è davvero una cosa che porterà la voce dei cittadini a Roma e ce n'è bisogno.